di antica tradizione marinara, Massa Lubrense e Monte di Proci, dal segno del Pietro Micca, il più antico rimorchiatore a vapore ancora in uso in Italia. Il servizio di Vincenzo Perone. Una delle navi a vapore più antiche del mondo, il Pietro Micca, da Monte di Procida a Massa Lubrense per un gioiellaggio. Questa è la sala macchi, un gioiello, il vapore è vita. È vita il vapore. Da quanti anni a governare la sala macchine del Pietro Micca? Io sono da 54. Che si può dire? Che cosa? Qual è il sentimento dell'emozione? Il sentimento che trovi, ma non vengo più a Foggia. Do più carezza alla macchina che a mia moglie. La nave a vapore che lega indissolubilmente Monte di Procida a Massa Lubrense, generazioni di marittimi, generazioni di lavoratori anche nelle cave. Il Pietro Micca è legato a doppio filo a Massa Lubrense e a Monte di Procida. Moltissimi sono stati i marittimi di Monte di Procida che hanno prestato servizio su Pietro Micca, e il Pietro Micca per moltissimi anni ha lavorato a Marina di Polo, dove era a servizio della cava di Bernino. Questa traversata col Pietro Micca è anticipatore di una serie di eventi che legheranno Monte di Procida e Massa Lubrense. Abbiamo la caratteristica di guardare il percorso del sole. Massa ha il privilegio di vedere l'alba, e la Monte di Procida si vede la poesia del tramonto. Esattamente. Noi come associazione Monte di Procida faremo una serie di eventi congiunti che, guarda caso, saranno più o meno a cavallo del solstizio del sole. Siamo arrivati a Marina di Polo, da Monte di Procida, lì la testimonianza sul porto di Marina di Polo, di questo gemellaggio. La passione, la vicinanza al mare, la storia, la tradizione, diciamo, legata alla pesca e alla marineria, ma anche la tradizione legata ai prodotti della terra ci accomuna, ad una storia contadina, ad una cultura del mangiar bene. Pietro Micca era qua di casa, quindi è un ritorno un attimo a casa a salutare i suoi amici che l'hanno guardato con molta attenzione e felici di averlo potuto rivedere a Polo. Mi fai un po' figlio? Si vede bene.